Voi sapete che il terzo segreto di Fatima mette in guardia dalla grande apostasia. Qual è l'obiettivo della massoneria ecclesiastica? Da sempre l'usurpazione del papato, la conquista del papato più o meno legale, per portare la Chiesa alla grande apostasia, per portare la Chiesa presumibilmente verso un culto gnostico anticristico. Questo è l'obiettivo della massoneria ecclesiastica. Però c'era di mezzo il terzo segreto che metteva in guardia da questa grande apostasia. Allora, cosa sarebbe stato migliore di un attentato al Papa Mariano, peraltro, in modo da verificare artificialmente il terzo segreto di Fatima? È così. Noi spariamo a Giovanni Paolo II, tutti considereranno il terzo segreto di Fatima come assolutamente verificatosi, se lo dimenticheranno tutti quanti e noi potremo procedere in autostrada fino alla conquista del papato e alla grande apostasia conseguente. Voi sapete che il terzo segreto di Fatima mette in guardia dalla grande apostasia. Qual è l'obiettivo della massoneria ecclesiastica? Da sempre l'usurpazione del papato, la conquista del papato più o meno legale, per portare la Chiesa alla grande apostasia, per portare la Chiesa presumibilmente verso un culto gnostico anticristico. Questo è l'obiettivo della massoneria ecclesiastica. Però c'era di mezzo il terzo segreto che metteva in guardia da questa grande apostasia. Allora, cosa sarebbe stato migliore di un attentato al Papa Mariano, peraltro, in modo da verificare artificialmente il terzo segreto di Fatima? È così. Noi spariamo a Giovanni Paolo II, tutti considereranno il terzo segreto di Fatima come assolutamente verificatosi, se lo dimenticheranno tutti quanti e noi potremo procedere in autostrada fino alla conquista del papato e alla grande apostasia conseguente.